Siamo con il secondo allenatore Claudio Basso, una bella vittoria dell'LPM, una partenza un pochino in sordina, poi la squadra ha reso veramente alla grande. Sì, innanzitutto era importante per la prima volta fare 3 punti in casa e questa era la cosa fondamentale. E siamo partiti un po' lenti, però con tanti errori, ma alla fine siamo usciti da questa piccola difficoltà bene e diciamo che siamo andati abbastanza bene su tutti i fondamentali. In tutti i reparti trovare la migliore in campo questa sera è stato veramente difficile, perché sia in difesa che in attacco la squadra veramente è stata autrice di una prestazione eccezionale. Sì, questo è un po' quello che ci aspettiamo, nel senso che se non c'è un giocatore solo che spicca, diciamo che la prestazione globale vuol dire che è buona. Questa è una cosa molto importante, questo gruppo ha la possibilità di farlo e deve fare in modo che tutti possano dare il contributo e che possano tenere un livello alto come quello che a tratti abbiamo tenuto stasera. E Soverato domani riposa, Orvieto invece riceverà Martignacco, ma l'LPM si gode almeno per una sera il primo posto in classifica. Sì, per ora abbiamo visto non tutte le squadre, abbiamo appena iniziato, siamo con il pieno di vittorie, non di punti, e questo è una cosa molto molto importante. Abbiamo fatto già 2 trasferte molto complicate e adesso ci aspettano 2 partite molto 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 difficili, uno il derby con Pinerolo in casa e poi la trasferta 3 giorni dopo a Soverato. Era molto importante arrivare qua con 3 punti oggi per poter lavorare molto serenamente e preparare queste 2 partite molto difficili. Grazie coach. Grazie.